Prima di cominciare comunico che dal 23 dicembre dello scorso anno il canale Dino Tinelli ha cambiato veste e nome, rinnovandosi in Canal 104 Plus. Il secondo canale YouTube è rimasto sempre con lo stesso nome, Dino Tinelli. Per rimanere aggiornati, fate uso del punto di riferimento indice alfabetico del sito web www.tinelli.eu, perché oltre ad essere costantemente completato, all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che per ovvie ragioni delle linee guida del regime non si possono pubblicare sui due canali che ho appena citato. Il libro Il Risveglio è sempre in pronta consegna e vi invito a giocare a chi cerca trova. Nella home di www.tinelli.eu, se cercate, riuscite a scaricare la copia omaggio in bassa risoluzione. Cerca, cerca, trova, trova! Collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Buone cose a tutti e tutte! Non ci sono fotografie della Terra dallo spazio, sono tutte composizioni in CGI per simulare lo spazio e il modello del globo. È stato ritoccato con Photoshop, ma deve esserlo! Com'è che non abbiamo nessuna foto del mondo dallo spazio in questo momento? Com'è possibile che un astronauta della Stazione Spaziale Internazionale non si sia preso la briga di infilare una macchina fotografica sull'oblò per mostrarci i 15-20.000 satelliti che orbitano attorno al pianeta? Non esiste alcuna immagine di un satellite nello spazio che fa ciò che presumibilmente fanno i satelliti, ma torniamo per un minuto alle immagini della Terra. L'Apollo 16 dal finestrino della capsula con la Hasselblad ha scattato una foto della Terra. L'Apollo 17 è la stessa cosa, hanno dichiarato che a quel tempo hanno fatto questo. Nel 2002 la presunta biglia blu. Con questa possiamo provare, al di là di qualsiasi polemica, che ognuna di queste sono false. Con le immagini delle missioni Apollo, se confrontiamo le masse terrestri, sono sbagliate. Non mascherano la mappatura dei dati di rilevamento geodetico. Possiamo mostrare che le nuvole sono clonate e si tratta di immagini costruite. Nel caso dell'Apollo 17 ci hanno dato l'ora in cui l'immagine è stata scattata nell'era moderna. Qualcuno ha semplicemente spostato l'orologio in avanti per mostrare che era illuminata la parte sbagliata della Terra. Passiamo alla biglia blu del 2002. Possiamo dirvi che al maledetto artista che l'ha realizzata gli è stata assegnata la citazione che abbiamo sentito all'inizio del video. Ha dovuto costruire degli effetti per la NASA che gli ha dato i dati. Quindi ha realizzato questa immagine del modo in cui pensava che la Terra avrebbe dovuto essere. Ed ancora il problema delle nuvole clonate. È Robert Simon della NASA, l'ha realizzata lui ed ha avuto anche un grande fascino, ad esempio è finita come sfondo predefinito sull'iPhone. Addirittura non l'ha saputo finché non ha comprato un iPhone. Quando l'ha acceso, in un certo senso, ha fatto una specie di danza felice. Simmons principalmente non ha fatto altro che prendere i dati per ricavarne immagini. Si tratta di un insieme di serie di dati provenienti da diversi strumenti che vengono poi tradotti in un'immagine. La cosa veramente interessante sono stati i dati impostati fino a quel momento, quando non c'era una mappa a colori realistica del globo da nessuna parte. È stato ritoccato con Photoshop, ma deve esserlo! Poi ha aggiunto un altro livello per simulare l'atmosfera e poi un ulteriore piccolo punto luminoso chiamato punto speculare culminante. Si tratta del riflesso della luce solare sull'acqua. Non si è mai vista un'immagine vera di questo mondo dallo spazio. Perché è così? Perché non si è mai vista una vera immagine di qualcosa dallo spazio? Non si è mai visto nessun filmato reale di un satellite? Se mettiamo insieme tutto questo con la logica deduttiva riguardo a ciò che ci raccontano, quando esaminiamo queste cose in modo logico troviamo un problema dopo l'altro e poi un altro ancora. Utilizzando il ragionamento deduttivo possiamo capire che ci hanno mentito e che ci stanno mentendo.